Dunque, buonasera, e siamo qui per giocare il nostro FIFA pronostico. Usiamo ancora una volta FIFA 98 e usiamo per Napoli Feyenoord. Vediamo se indovinate obiettivamente quale stadio useremo. Avete indovinato, l'indoor. Con 2 minuti per tempo, e questa per la Champions League farò due pronostici, questo tra Napoli e Feyenoord e quello tra Juventus e Olympiacos. E dunque staremo a vedere adesso come verrà giocata la partita. Obiettivamente bisogna dire che il Feyenoord del 98 non era il Feyenoord di adesso, anche se qua c'è subito un'occasione importante, la parata del Vitaly Alatera. Dicevamo, questo Feyenoord era nettamente più forte rispetto a quello di adesso, non si può paragonare le due cose, anche se comunque mi diverto sempre a fare questi pronostici, anche perché mi fa rispolverare giochi che avevo lasciato un po' nell'armadio. Attenzione a Napoli che va in gol con Igor Protti, un po' in mischia, ma il Napoli è in vantaggio. Dunque con Igor Protti, qui vediamo il pallone che vedete finisce proprio su Protti, che poi è bravo a difenderla sul difensore e a buttarla nel sacco. Dunque 1-0 Napoli su Feyenoord. Vediamo come la squadra olandese proverà a reagire a questo gol, che può tagliare anche le gambe. Obiettivamente credo che il Napoli domani, che il Napoli stasera con il Feyenoord non abbia assolutamente problemi. Diverso era forse nel gioco, perché questo Napoli era a vince rispetto a questo, e il Feyenoord era nettamente più forte che qua. Ma una buona chance ancora il Feyenoord, bravissimo la tela in uscita, ha rischiato ancora il Napoli, ma ovviamente nell'indoor stadium i rischi fanno parte del gioco, insomma, no? Essendo piccolo il campo. Adesso il pallone finisce, c'è ancora il Feyenoord che prova a manovrare, qua c'è una buona occasione ancora, taglia la tela, preciso finora, finiamo in campo del Napoli che sta difendendo l'1-0 di Igor Protti al 32esimo. Ancora qua il Napoli che va a tirare la parata ancora del portiere del Feyenoord, che poi continua a soffrire però quando il Napoli attacca, e come? Adesso ancora la palla che arriva, fermato. E ancora il tiro, l'altra parata. Poi qua c'è un rimpallo, la cosa non funziona. E Napoli ne approfitta, attenzione alla grande occasione. La parata del portiere, proprio quasi sul finire del tempo. Forse finisce qui. E infatti è così, finisce il primo tempo. Partita equilibrata, ma in questo momento la decide Igor Protti, ma come vedete, alla fine chi ha avuto l'occasione migliore sicuramente è stato il Napoli. Iniziamo subito il secondo tempo e riparte dunque la partita con un errore clamoroso del Feyenoord, che manda quasi in porta Protti. Bella poi la difesa nel recuperare, riesce, vedete, a tirare via il pallone, ma ancora il Feyenoord in possesso palla, in rinvio. Poi c'è un buon recupero palla del Napoli che va in porta, incredibile occasione per il Napoli che non sbaglia, Beto, 2-0, Napoli 2, Feyenoord 0. Serve un miracolo alla squadra olandese adesso, gol, questo veramente evitabilissimo, bravo Beto che poi la piazza sul portiere. Adesso per il Feyenoord è obiettivamente molto molto complicato, sembra veramente, comunque anche se è un caso, sembra probabilmente la partita che dovremmo assistere stasera, cioè che è il Napoli che dominerà il Feyenoord. E dunque vediamo adesso ancora il Feyenoord che prova a tenere palla, ma Napoli sempre aggressivo, sempre preciso il tiro, bravissimo, taglia la tela, poi il pallone rimane lì, attenzione ancora la palla un po' in mischia, il Napoli soffre un po', poi attenzione va via ancora, grande occasione per il Napoli che rischia ma non trova il 3-0, potrà trovare la gol che chiudeva la partita. Poi c'è un rinvio, Feyenoord fa fatica a riuscire dalla palla, dalla sua area, c'è una buona occasione, attenzione qua Feyenoord che si trova davanti a taglia la tela, e ancora taglia la tela che blocca, non fa subire gol al Napoli, e ormai si avvicina una vittoria importante per il Napoli. Sì, si tratta di FIFA pronostico, una bella vittoria per il Napoli 2-0 in questo momento. Protti e Beto, e adesso tutte le volte che la palla finisce a taglia la tela sarà perdita di tempo, qua c'è un errore, bravo poi il Napoli a recuperare ancora, attenzione numero 2 che va davanti al portiere, 3-0 Ayala,
Aia! Festa Napoli! 3-0, non c'è partita! Napoli stronca il Feyenoord! Segna anche Ayala! 89 sul cronometro, ormai 90. Siamo dunque alla fine con Feyenoord che comunque bisogna dire ha sbagliato l'impossibile. Napoli è stato molto cinico e ha portato a casa questa vittoria. Proprio ora fischia la fine l'arbitro, vince il Napoli, lo vince abbastanza chiaramente. E finisce qua il mio FIFA pronostico, vi do appuntamento per il prossimo video. Ciao!